film fanno tutto sensational, però non è tutto così. Ti chiamano alle 3 della mattina, ti fai la doccia, ti metti il vestito. Io mi metto sempre un cappello tipo detective degli anni 30, 40, così, no? E vai con i tuoi partner e cominci a fare questa investigazione. È pericoloso. Guardano la televisione e vedono i detective della televisione, tutto scritto, c'è un direttore, no? E sanno fare, no? Con tutte le telecamere, una qui, una lì, hai capito? E prendono tutte queste belle viste, no? Però non è così. Uno aveva rubato una borsa a questa anziana, questo qui ci ha dato un sacco di botte. Allora io e il mio partner abbiamo visto questo qui che correva e aveva borsa in mano, ma io credo, no, che qualcosa è successo qui, no? Tiene due borse in mano, corre. Allora io sono sceso dalla macchina, sono andato contro questo qui a acchiapparlo, l'ho acchiappato, però questo qui era uscito dalla prigione dello Stato e nella prigione lui faceva molto ginnastica e mangiava bene e la ginnastica ci ha fatto i bracci grandissimi. Abbiamo cominciato a lottare, questo qui è venuto giù a prendere la pistola, la mia, avevo una bambina di 6 mesi e avevo mia moglie a casa. E lì stai pensando delle cose e questo, guarda, succede tutto in 2 minuti, 3 minuti, no? Ma 3 minuti sembra mezz'ora, perché sei solo, provi di chiappare e provi di fare quello che ti hanno insegnato col judo e questo e quest'altro, delle volte non funziona perché questo qui delle volte è più grande di te, no? È più forte di te, però ringraziando a Dio sono arrivati gli altri e mi hanno aiutato a chiapparlo. Il Padrino, guarda, è un bellissimo film, è proprio un bellissimo film, e Francis Ford Coppola è un socio qui al club, però la gente che non sa la storia degli italiani, appena che sei italiano sei mafioso. Tanti degli italiani sono diventati, i figli sono diventati poliziotti, anche c'è generazione di polizia italiana che sono nella polizia di San Francisco, come tipo New York, no? La cattedrale italiana del West, no? La piazza, come se fosse in Italia, e questo è il club, che io lì sono andato a scuola, a San Pietro e Paolo, senza spino un po', e mi sono sposato lì, ho battizzato i bambini lì, abbiamo fatto tutto lì, perché qui è il quartiere nostro.